fare la giornata e basta, però è opportuno un ringraziamento. Intanto ringrazio voi perché avete, se siete qui vuol dire che avete partecipato con interesse e quindi è giusto che siate ringraziati. Però prima lasciatemi ringraziare chi ha reso possibile questa giornata, qui da una parte il Comune di Michelino, quindi l'assessore di Benedetto, Sorsano, anche se è vero che l'assessore di Benedetto è l'artefice principale. Poi Cova, che Cova 14, che sapete è l'azienda che si occupa complessivamente della gestione dei rifiuti per la zona di Michelino, non solo, perché anche lei con un contributo economico. Del progetto lo ha reso possibile. Poi ringrazio per la partecipazione Emergency che in un certo senso sarà la beneficiaria di una parte della nostra attività, in quanto una parte dei proventi della vostra raccolta andrà a finire dell'Emergency. E poi ovviamente ringrazio il professor Miserero. Attivamente i gravi ci sono state tutta una serie di situazioni che poi si sono ripercorse nelle pesate successive. Il dato confortante che io ritengo essere un dato ottimale è quello. Poi qui ovviamente si vede come la Guardia di Tele ha vinto e ha vinto ovviamente con dei valori estremamente alti. C'è da recriminare un po' qualcosa la Quarta Vitelle, che ha basato molto sulla quantità, poteva andare un po' più sulla qualità, mentre le altre, e questo qui si vede in quest'altra diapositiva. Ecco, ovviamente la quantità è molto alta, però vi faccio presente alla seconda classificata che è la prima D. Com'è che la prima D è riuscita a piazzarsi seconda? Si è piazzata seconda perché ha raccolto, rispetto a tutte le altre classi, il quantitativo maggiore di pile ricaricabili. E quindi va dato merito a questo, alla prima D, per aver proprio preso e colto il senso dell'iniziativa. E quindi aver differenziato di più. E questo ha premiato la prima D rispetto alle altre classi. Nello stesso tempo, se noi possiamo vedere invece... Però, e questa è la cosa che poi a un certo punto, scusate, mi fa un po' anche arrabbiare di sentire, perché voi sapete tante cose, le sapete anche bene, siete d'accordo, tutto quanto, ma è come se uno predica e poi razzola male, perché quando vi viene chiesto tu di solito dove butti le pile, la risposta è questa che date. Alcuni di voi ovviamente se rimangono fedeli nel contenitore apposito del negoziato, ebbene questo è una buona cosa, ma guardate quanti invece sono 160 nel contenitore dei rifiuti differenziati.
io ho qui tutta una serie di nomi. Io faccio parte di un gruppo ambiente dell'istituto di docenti che collabora, si ritrova, si riunisce e decide cosa fare. C'è un collaboratore che in questo momento è assente, però comunque ha partecipato attivamente dell'ERES, e poi c'è l'amministrazione del comune di Pinichellino del Covar 14, perché senza di loro, devo dire, tutto questo non sarebbe riuscito, non avrebbe potuto esserci. E che io ovviamente approfitto per l'occasione per ringraziare. Grazie a tutti. Io prima di fare l'assessore qui in comune di Chierino, alcuni di voi lo sanno, giravo le scuole per svolgere il ruolo di educatore scolastico. Bene, non ce ne sono
Parlando oggettivamente come rappresentante di un'istituzione qual è il comune di Richierino, ebbene credo che con questa progettualità il Maxwell abbia avuto la capacità di nuovo di ridirsi eccellenza all'interno di un territorio quale quello provinciale. Abbiamo voluto inserire questo progetto dentro a una rete che è identificata da questa porta tessera e da questa tessera. Questa tessera si chiama PU Card. La PU Card è un progetto regionale dedicato ai ragazzi, in particolare anche delle scuole superiori, ma fine 29 anni. Grazie a questa card, che cerco di tirare fuori, mano, e ce l'ho fatta. Grazie a questa card voi avete la possibilità di accumulare dei punti che danno delle agevolazioni o delle gratuità rispetto a dei progetti e delle iniziative culturali e non, e quindi ha diviso classe per classe le card, e quindi io consegno a Simone la card, complimenti, e il pacchetto di tutte le classe. Mi raccomando, alla classe, le tre classi, prima, seconda e terza, vi chiediamo di passare l'informa giovani da Irene e farvi mettere il timbro dei 40 punti. Io oggi ho l'onore di rappresentare Emergency in questa circostanza. Io sono Stefano, abbiamo un gruppo di Emergency a Santena. Come è nato questo gemellaggio? Ve lo spiegherò più avanti. Adesso quello che voglio fare è passare un attimo la parola a Liliana, che è la referente del gruppo di Santena, per spiegarvi sinteticamente, per chi non lo sapesse, che cos'è Emergency. Sono Liliana, siamo qua in quattro del gruppo di Santena, e innanzitutto per ringraziarvi di questo lavoro che avete fatto col vostro insegnante, ma che poi alla fine ne gioverà anche Emergency. E vi spieghiamo brevemente cos'è Emergency. Emergency è un'associazione italiana, indipendente, non governativa. È nata nel 1994 dall'idea di un medico italiano, di un chirurgo milanese, che si chiama Gino Strada, che tanti di voi magari conoscono. Questo perché lui faceva già parte della Croce Rossa internazionale e quindi aveva lavorato nei paesi in guerra e si era accorto che c'era la necessità di curare le persone che venivano ferite dalle mine antiuomo. Allora, voi mi chiederete come fa Emergency ad offrire cure gratuite dove, in paesi dove l'assistenza sanitaria è assolutamente a pagamento. È possibile perché Emergency si avvale dei contributi, delle donazioni di privati, perché vive sono i contributi dei privati. Parlavamo di biomonitoraggio, penso che tutti sappiate che cosa sono le analisi chimiche, ma il biomonitoraggio di solito viene ignorato. Si tratta dello studio di un ambiente utilizzando organismi animali e vegetali che si trovano nel loco. Questo metodo permette di valutare sia l'acqua, sia il suolo, sia l'aria in un modo abbastanza veloce e senza grande uso di soldi. Le differenze ci sono tra i due metodi, ma una non sostituisce l'altro e anzi vanno integrati, perché mentre l'analisi chimica mette in evidenza la quantità dell'inquinante presente, il biomonitoraggio ci mostra nuovi inquinanti e nuove minacce che possono danneggiare l'ambiente. Qua dovremmo saltare una parte perché comunque, come ha detto la professoressa, è molto lungo come lavoro e la presentazione in sé durava tipo un'oretta. Io inviterei di nuovo l'assessore Di Benedetto, se può premiare Andrei e Michele. Andrei da solo ha raccolto un chilo e mezzo di tappi. Michele di Pazzi.